Tanto tempo fa, una balena di nome Isotta viveva nelle limpide acque dei mari del nord. Era felice e giocava tutto il giorno con i suoi amici pinguini, foche, orche e leoni marini. Un giorno Isotta, curiosa come una scimmia, pensò di fare un viaggio per conoscere altri mari. Guarda, guarda, Isotta è partita davvero. Speriamo che trovi nuovi amici. E così, nuotando e spruzzando acqua verso l'alto, arrivò nel mar Mediterraneo, dove le coste e il paesaggio erano completamente diversi. Ciao, ciao, divertiti! Mandaci una cattolina! Al posto degli igloo, Isotta vide casette colorate e al posto del ghiaccio trovò scogli e spiagge. Per la prima volta vide degli alberi e ne rimase affascinata. Avvicinandosi alla spiaggia, sentì alcuni bambini parlare. Sapete, amici, non ci possiamo più arrampicare sopra l'albero perché sono malati. Certo, avete visto quanta spazzatura c'è per terra, dove gli alberi hanno le radici? Anche la spiaggia è piena di rifiuti. Tutta questa spazzatura era stata gettata in mare sulle spiagge da persone che non rispettavano la natura. Ma intanto il mare dove lei nuotava continuava a riempirsi di rifiuti. Isotta si trovò in pochi giorni circondata da un'enorme quantità di sporcizia e si vide costretta a mangiare avanzi di cibo, carta, pile e tantissima altra spazzatura. Il colore della sua pelle iniziò a trasformarsi dal suo bellissimo rosa al cupo grigio. Guarda un po' quanta spazzatura. E adesso come faccio a nuotare? Isotta ingrassò, perse le forze e inoltre non riusciva a farsi spazio per nuotare in questo mare di immondizia. Un'ondata gettò un giornale sul suo muso e la sua disperazione si trasformò in dramma, poiché lesse che si stava organizzando il famigerato concorso di bellezza Miss Acciughina 2006. I bambini sentirono il pianto di Isotta e decisero di aiutarla, cominciando a ripulire tutta la spiaggia. In loro aiuto arrivò un furgoncino che portò tutti i cassonetti per raccogliere l'immondizia. I bambini cominciarono subito a buttare via la spazzatura, ma attenzione bambini, bisogna buttare la spazzatura nei cassonetti corretti. Bisogna imparare a fare la raccolta differenziata. Bravi, bravi. La plastica nella plastica, il vetro nel vetro. In questo modo, i rifiuti alimentari possono essere mescolati a foglie e rami secchi per trasformarli in terriccio, chiamato compost, che diventerà così fertilizzante per fiori e alberi. Dammi la mano! Devo buttare questa spazzatura. Uff, che pesante! Dei bambini entrarono nella pancia di Isotta, che iniziò a ridere per il solletico provocato dai loro piedini. Gli amici della balena si passarono i vari rifiuti, ad uno, fino ad arrivare sulla spiaggia, dove i loro compagni li depositarono nel contenitore giusto. Prima che tramontasse il sole, la pancia di Isotta era stata svuotata tutta. Ora era tornata snella e felice e salutò contenta tutti i suoi nuovi amici. Grazie amici, grazie! Qualche mattino dopo, i bambini e i genitori furono svegliati da una musica.
Tutti gli abitanti del mare erano in festa e organizzarono un grandioso concerto. Gli abitanti videro galleggiare sull'acqua una coroncina di fiori che si avvicinava sulla spiaggia ed improvvisamente emerse Isotta con la fascia da vincitrice del concorso Miss Acciughina 2006. Grazie, grazie bambini, senza di voi non avrei mai vinto. E da quel giorno tutti in paese si sarebbero ricordati della mitica balena Isotta e dei suoi piccoli amici.